Nella prima domenica d'estate la tenuta di Suvignano è tornata ufficialmente alla Toscana e ai cittadini dopo la confisca alla mafia del 2007 e dopo un iter durato più di 30 anni e iniziato dal giudice Giovanni Falcone. Per questa occasione c'è stata una grande festa con centinaia di persone che hanno trascorso la giornata da mattina a sera negli spazi della tenuta. L'assessore alla legalità della Regione Toscana, Vittorio Bugli, ha fatto gli onori di casa promettendo che questa festa, una sorta di festa della legalità, sarà ripetuta ogni anno. La tenuta fa parte di due comuni della provincia di Siena. Oltre il 95% del territorio è in quello di Monteroni d'Arbia, mentre una piccola parte è in quello di Murlo. Oggi era anche un giorno della consapevolezza, perché come è successo a me, chi è venuto oggi per la prima volta ha visto nel cuore della meravigliosa Toscana queste terre preziose, 700 ettari, casolari, ville che sono state in qualche modo possesso delle mafie, quindi questo deve renderci consapevoli, anche noi non siamo indenni. I sindaci di Monteroni d'Arbia e di Murlo hanno dato la loro completa disponibilità al nuovo progetto di gestione. Una giornata importante, rappresenta un traguardo atteso direi da molti anni, ovvero la possibilità di recuperare, direi di riemarginare una ferita profonda che faceva parte del nostro territorio. Suvignano per soli 18 ettari su 638 fa parte del comune di Murlo, però non importa, anche se poco, noi sentiamo forte la necessità di valorizzare questo bellissimo territorio che acquisisce maggiore importanza in questo momento perché è aperto a tutte le persone. Abbiamo vissuto l'orizzonte inseguito. I nostri giorni invincibili che ci rendevano i sogni possibili. I Modena City Ramblers hanno concluso la giornata di festa di fronte a molte persone, ma gli eventi si sono succeduti fin dalla mattina, quando molte persone hanno camminato e ballato per la tenuta insieme alla street band Bada Bim Boom Bad. All'ombra di un boschetto decine di persone hanno visto lo spettacolo teatrale di Straligut Teatro. Due attori, una donna e un uomo, hanno ripercorso la storia di Suvignano e dell'imprenditore mafioso Vincenzo Piazza. C'è stato anche il tempo per un picnic all'aperto, per giocare a calcio e per stare davvero a contatto con la natura, in un territorio che per troppi anni è stato gestito dalla mafia. E la mafia e la criminalità organizzata c'è anche in Toscana. Certamente non è una regione dove è strutturata fisicamente fortemente, però in tanti settori della nostra economia si infila, opera, scorrazza tante volte e quindi siamo lontani ancora da come dire, vedere questa attività perversa alla sua fine. Anzi, ne vediamo un'ennesima mutazione. Insomma, una mafia che, come un virus, si evolve e si modifica, rendendosi più complessa. In questa mutazione è una mafia diversa, che magari non usa più la lupara, ma usa il computer, usa gli scambi finanziari, usa il riciclaggio in maniera subdola, ma terribilmente intelligente, complessa, avanzata. Allora bisogna saper rispondere. Le tante persone presenti a Suvignano hanno anche ascoltato chi ha avuto realmente a che fare con la mafia, ovvero la giornalista Federica Angeli e l'imprenditore calabrese Antonino De Masi. I due vivono sotto scorta, uno per la sua ribellione all'Andrangheta e l'altra per le sue inchieste a Ostia sugli affari, tra gli altri, del clan Spada. Falcone nel 1991 disse che la mafia era un fenomeno umano e come tale prima o poi sarebbe terminato. 28 anni dopo, a che punto siamo? Ma sicuramente c'è tanta consapevolezza in più. Mentre per anni abbiamo assistito alla negazione dell'esistenza di un fenomeno mafioso, prima al sud, poi al centro e poi al nord, e poi grazie a questi importantissimi processi che sono partiti appunto da Palermo con magistrati come Falcone e Borsellino, si è avuto contezza che non erano invenzioni ma era tutto vero. Piano piano questo percorso già vissuto al sud si è spostato al centro Italia e
poi al nord. Sempre più consapevolezza nei cittadini italiani, grazie anche al coraggio di persone come De Masi, che non vuole essere definito un eroe, ma solo una persona normale, nonostante la scorta e nonostante la sua azienda sia presidiata continuamente dai militari. Ho detto che sono morto che cammina perché dopo aver fatto quello che sto facendo in un territorio complesso e difficile come quello del sud, sono convinto che questi criminali o cambieranno mestiere, cosa che io mi auguro, diventeranno, torneranno sulla dritta via, oppure nella loro tecnica del terrore, di tenere sotto scopa un territorio con la strategia del terrore, sicuramente me la faranno pagare. Io sono consapevole del rischio che corro, ma sono determinato a far prevalere i miei valori dell'essere un uomo libero. Libero, come libera è adesso la tenuta di Suvignano. La gestione è stata affidata alla Regione Toscana. I terreni vennero tolti nel 1983 all'imprenditore palermitano Vincenzo Piazza. A disporre il primo sequestro fu il giudice Giovanni Falcone. Piazza, tuttavia, riuscì a rientrarne in possesso a metà degli anni 90, fino alla confisca del 2007. 12 anni dopo siamo arrivati all'assegnazione del bene alla Regione, che ha affidato la gestione della tenuta a Ente Terre. È un'azienda e bisogna dimostrare che questa azienda funziona, metterla in grado di fare buoni prodotti, prodotti più possibile biologici, la filiera corta, prodotti di qualità anche diversificati rispetto a quello che si trova normalmente sul mercato. Quindi insomma questo è il primo aspetto, la valorizzazione del territorio, dimostrare che noi sappiamo far funzionare un'azienda confiscata. L'altra cosa è che questo può diventare, già oggi lo è, il luogo che rappresenta un po' quanto la Toscana faccia per lottare per la legalità contro la criminalità organizzata, che è presente anche sul nostro territorio, in tanti settori della nostra economia, e che per essere combattuta non è sufficiente quello che di buono stanno facendo le forze dell'ordine e la magistratura, ma serve un impegno di tutti, insomma.